probabilmente forse insieme, visto che non è che siete stati eletti con il consenso del popolo, ma con il volere del palazzo. Allora, su queste cose che riguardano il futuro anche dei miei figli, vabbè, hai fatto il ministro tuoi... quando c'era il consenso del palazzo. Ma però non è che uno ma oggi può c'entra? Dire una cosa e due ma anni fa faceva il ministro. Ma cosa c'entra? Bisogna essere credibili. Bisogna fare le cose insieme. De Girolamo, non puoi dire che siamo stati voluti dal palazzo. Facciamo rispondere, De Girolamo. Il ministro voluto dal palazzo, va bene? E allora basta con la demagogia. Ma faccio parte pure di quei pochi ministri in Italia che si è dimessa. De Girolamo, cioè, non importa, proprio, però sei stata scelta anche tu dal palazzo. Non mi piace la demagogia, mi piacciono le persone che parlano con onestà intellettuale. Avete vinto le elezioni. Bisogna essere onesti. Avete vinto? Alla Camera sì, al Senato no. Bisogna essere intellettualmente. Di Verdini e di Danna? Ti ho appena risposto. No, alla Camera sì, al Senato e no. Voi governate col Fane allora, Verdini. Mi piace l'onestà intellettuale. La De Girolamo ha fatto il ministro di Palazzo. Però scrivi una alla volta, a casa non capiscono nulla. Ha fatto il ministro di palazzo nel 2013, ma quindi la demagogia non mi piace. Non se ne frega niente di chi vogliamo, ha fatto il ministro. La gente vuole sinceri. Andare al supermercato e vuole fare la spesa serenamente per i propri figli. Se ne frega di te, di me. Però non puoi dire che a fine mese non puoi dire si cose tiene a lupi la gente, ve lo dico io, ci tiene a lupi però la gente. Lo ama lupi. Però voglio l'onestà intellettuale. L'onestà intellettuale. Allora, ci sei dici, stato un ministro di palazzo anche mi te. Mi dici punto. Cosa si farà? Ma che c'entra? Mi sembra e allora non scema. Devi criticare gli ma altri ministri di palazzo quando tu ma sei stato un ministro di palazzo. Cerca di essere un rappresentante di un partito. State di litigando governo, però inutilmente secondo me. E una gallina da studio. No, dimmi ma la che gallina farai. Da studio dimmi parte che farai. Cioè, dimmi che farai. Io non utilizzo certi termini perché ho rispetto delle persone, cosa che tu non hai. Poi quando ti si coglia a dire una bugia ti difendi con l'insulto. Stai difendi continuando con l'insulto, a dire ma... fatto il ministro di palazzo. A me hai mi fatto sa il ministro bene, vogliamo ritirare la gallina da studio che non è da carino. Di Girolamo, ritiriamolo. Sei tu che hai cominciato a dire che questo è un governo non eletto ma di palazzo. Da e tu hai fatto il ministro vabbè, di palazzo. Detto che ho bisogna fare tutti insieme. È bene fare le cose tutti insieme. Questo diceva cioè, non è che tu detto. Lupi si candida a fare il mediatore culturale. Lo volete? Lo metto a disposizione. Pare che l'offesa a dire facciamo tutti insieme la riforma delle pensioni. No, fai la demagogia. No, quello che non le piaceva è che definisce il governo Renzi un governo scelto dal palazzo quando lei stessa ha fatto parte del governo Letta che era un altro governo di palazzo. Tutto qua. Questa e mica sto dicendo io. L'ha messo, ha detto che così. Non bisogna accusare gli altri quando il primo accusato se stesso. Ma è un governo di palazzo che è stato sostituito da un tweet stai sereno. È sempre di palazzo, come era di Palazzo Monti. Vabbè, vi sto dai, dicendo, non avete specchi. Il consenso del popolo. Devo andare in pubblicità. Possiamo fare una riforma che dia risposta ai nostri figli e ai giovani di 18, 40, 50 che ci sono. Pubblicità!